Come dislessico, io sono dislessico, disgrafico, disortografico, gravemente discalculico, quello che posso dirvi riguardo alla dislessia è che è esattamente come togliere gli occhiali a una persona miope e chiedergli di leggere. La dislessia è una caratteristica, un modo diverso di imparare. E questo, quando soprattutto si è piccoli, ci può far pensare che non siamo abbastanza intelligenti, mentre invece l'intelligenza c'è ed è spesso molto elevata, ci sono grandi capacità, solo che dobbiamo trovare gli strumenti per arrivare a questo, che sono diversi, che sono alternativi. I dislessici non possono imparare le lingue. Questo è assolutamente un falso mito della dislessia. Io ho fatto il liceo linguistico e ho imparato l'inglese, il tedesco, lo spagnolo, lingue che parlo tranquillamente. La dislessia non si vede, non è una cosa visibile, ciononostante il problema rimane. Se è vero che la dislessia può provocarci diverse problematiche, si può trasformare in qualche modo anche in una potenzialità, perché si sviluppano, oltre a pensieri e modalità alternative, anche talenti alternativi, proprio per un tema di compensazione. Là dove veniamo a mancare c'è qualcosa che compensa, e può essere lo sport, e possono essere tantissimi altri talenti che possono emergere in una persona.